E ben ragazzi miei, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzuoli, oggi ho perso la voce perché ieri ho registrato un video nel canale gaming. Per chi non è iscritto al canale gaming, link in descrizione, basta scrivete anche su YouTube, scrivete Money Gaming, vi uscirà e trovate tutti il gaming, lo trovate lì. Invece su questo canale principale ci sono tutti i vlog divertenti, tutto il resto lo trovate sull'altro canale. Oggi quello che andiamo a fare, condivido con voi tutta la mia giornata, quello che andremo a fare. Oggi quello che dobbiamo fare è mettere a posto. Di nuovo, andare a mettere a posto la stanza. Ogni giorno si deve mettere a posto perché la sera succede un disastro. Io e Birus facciamo un casino dalla Madonna che voi non potete immaginare. Quindi la cosa che va fatta per prima è pulire la scrivania, perché ci lavoro sulla mia scrivania. A few moments later. Ragazzi, invece di andare a mettere a posto la stanza, quello che andiamo a fare, perché Alve è svenuto su e mi ha detto che dobbiamo andare a mangiare. Ma Alve, oggi, per favore, io e te possiamo andare a prendere qualcosa per il gottino e qualcosa per Bea? Guarda che si picchiano. Sì, si vogliono, no, si vogliono bene adesso. Si vogliono bene? Sì, 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 stanno andando più d'accordo, adesso si avvicinano di più e non li guardo neanche più. Devo prendere una nuova lettiera e tutte le cose, capito? Andiamo, dopo andiamo. Dopo andiamo insieme. Andiamo al caplane. Bravo, così prendiamo anche qualcosa per Bina. Va bene? Ma questa la stai facendo morire? No, fratello, guarda, è tutto bagnata. Lo sto annaffiando, li sto tagliando quello che devo tagliare. Stai tranquillo, è in fase di manutenzione. Perché è autunno, cadono le foglie. Bravo, bravo. Non volevo dirvelo, però oggi quello che andiamo a fare è prendere un po' di cosette per il gattino. Andiamo a prendere la lettiera nuova e cerchiamo anche di prendergli un tappetino, qualcosa di carino da mettergli lì, per poi dopo vedere un po' com'è la situazione. Si vogliono bene, è normale, si vogliono bene. Guarda come si è butto per terra, come fa. Vuole solo giocare con te, vuole solo giocare con te. Quello che dobbiamo andare a fare adesso, dobbiamo andare a mangiare, però prima cosa che andiamo a fare, andiamo a vedere un attimo la situazione di Technoid. No, vabbè, raga, incredibile. Al posto di diventare una contro Frieza, non siamo già diventati contro Vegeta. Il ragazzo è rinchiuso nella sua stanza con Vegeta e non Vegeta, Dragon Ball, non ci interessa niente, noi andiamo a mangiare lo stesso e poi dopo andiamo a prendere le cose che ci servono. Ussa! Andiamo a mangiare? Ogni volta che andiamo a mangiare, ragazzi, succede che Bea vuole andare con noi. Ma non può, Bea, tu ormai sei diventata grande, non puoi entrare più ad andare a mangiare. Non entrare, perché sennò io me la portavo. Bravissimo. Avanti. Andiamo nel frattempo noi, Ussa ci raggiungerà. E io faccio un urlo di Ussa. Comunque, Lucia ci ha detto delle cose per il gattino. Quindi dovremmo prenderli e mangiare giusto per il gattino, che è quello che ci ha detto. Poi Ussa, vediamo con Ussa. Dove trovare Lucia? Sì, vedi che mi ha inviato le foto e tutto quanto. Pshh, Lucia, la medicina. La medicina ha fatto. Ma te dov'è? Tech Dragon Ball Vegeta e Vegeta Naruto. Ragazzi, siamo arrivati al ristorante. Ora abbiamo preso le tre Coca-Cola. Siamo qua con Ussa. La mia, anch'io. In Marocco, fra una volta c'era solo questa. Lo sai che sei diventato più bello? Non lo so, ultimamente stai diventando bello. Sono simpatico io, non bello. Sei molto bello. Un ragazzo simpatico. Ci andiamo a fare la manicure e pedicure un giorno di questi? Sì. Io voglio farmi anche le unghie belle. Ce le facciamo? Ma voglio ricostruirle anch'io. Come da donna. Bravo anch'io. Proprio quelle piccoline sì, da uomo. Bravo, facciamo che sei. Pau. Ciao Alfe. Pau. Miau. Abbiamo mangiato, abbiamo riposato. Ora ci tocca andare a prendere tutte le cose per il gattino. E stiamo appena parlando adesso con Technoid. Anche lui vuole fare la spesa. Quindi andiamo tutti insieme. Ma credo andiamo nella macchina di Ussa, dai. Preferisco la macchina di Ussa che quella sua. Andiamo con quella macchina di Ussa, che adesso è diventata la Lamborghini della Steady Mouse. Veramente, fra, si sta meglio in quella tua, che quell'altra fa vomitare, va là. Technoid, what you doing, man? Sto finendo qua. No, ragazzi, io ogni volta che vengo a vedere Tech lo trovo sempre a lavorare. È troppo, no, raga, veramente. E comunque sta perdendo la sfida, ragazzi. Se non avete visto dal video che è uscito ieri, il ragazzo lì sta perdendo la sfida dei commenti. No, ma non è vero, non sto perdendo. Stai perdendo. Ma a quanto sei tu? A quanto sei tu? Dimmi a quanto sei no, tu. No, tu guarda il tuo. Dai, 1101. 1101? 1101. Allora, fate. Oh, wow, qui. 1101 tu? Ah. 1101, vai a vedere il mio? Ah, i miei sono dei mostri. Andiamo, vediamo, fra, vediamo, dai. Vuoi vedere che Moni si spamma da solo con gli account fake? È il primo canale questo? Sì, vai. Ho già visto il video. 1013. Vai! Vai! Calma. Oh, 24 ore abbiamo detto, 24 ore, 24. Bravo. Va bene? Bravo. Noi ci vediamo domani a quest'ora, vengo di nuovo giù. Okay. E voglio vedere, tienimi la giusta. Ragazzi, ogni volta faccio delle inquadrature di così deve essere. E domani a quest'ora lì facciamo la cosa, vediamo chi ha vinto. 24 ore. Sì, ci stai. Oh, fra. Facciamo 100 euro. Eh? 100 euro. Ma ho capito, sempre soldi, fra. Ma vuoi diventare più povero sempre così? Ma stai zitto che hai perso ieri. Hai perso, scemo. Guarda come flex al voice. No, facciamo 1000 euro.
Guglielmo, così riprendo quello. Cioè, che cos'è? Io la stampante, cioè, io i soldi. No, non te li ridarò mai. Quelli vanno per il gatto. Dai, tu volevi fare spesa? Fammi vedere il frigo. Mi sono riempito il frigo. No, vabbè, fammi vedere. C'è così tanto. Piano. Vuoi vedere? Fra, fa fuori tutto. Fa fuori tutto. Io sono più lontano, se vuoi vedere. Vai, fra. Però non lo dire a nessuno. Non lo dico, giuro. Poi, sincero, poi se volete qualcosa potete venire giù. Ma dai, anch'io ti ho fatto vedere ieri le cose. Però, io vi offro. Anch'io. L'unico che non offre niente è questo. Sì, questo si tiene la cioccolata, chips. Tutto a casa. Ce l'ha tutto nella radio. Oh, fra. Il succo, fra, io non ce l'ho, succo. Non c'era niente, ha preso l'unica cosa che c'era. Dai, il succo. Lasciali a tuo fratello. Che tinchio che sei, oh. Allora, facciamo così. Visto che io devo andare a tagliare prima i capelli, ok? Ma non andiamo con la tua macchina, te lo dico già da adesso. Io non vengo con te in macchina. Perché? Allora, andiamo con la Lamborghini di Ussa. Sai qual è il problema? Sto pensando, noi domani dobbiamo andare a Milano, no? Io vado con Ussa! Fino a Milano io non ci faccio. Dobbiamo andare fino a Milano, no? Sai che adesso c'è il cuscinetto rotto? Adesso comincia a fare... No, arrivare fino a Milano. Io vado in treno, ragazzi. Io vado in treno. Vi dico solo che la ruota qualche volta si stacca. Andiamo con la mia, ragazzi! Una volta mentre paghi di monete... In autostrada ci Sono 70 all'ora, te lo dico, 70 all'ora, non li supera 70 all'ora. Non può andare di più. Vuoi un mio parere? Esatto, la Tesla. Ma Alve, li devi dire Alve. Ha rotto. Ma lui ha detto che a novembre o novembre avremo la macchina. A me ha detto metà ottobre. Ma ragazzi, ma quante cazzo spara questo? Questo quante cazzo novembre. Farò prima io a prendere la patente, prendere la macchina prima. Aspetta, che lui l'avrà. Vai Davide, però ci serve la testa. Come facciamo ad andare all'evento domani? Io c'ho la macchina rotta. Lui ha detto va in treno. Ah, lui ha detto che va in treno. Ha detto lui. Che forse ci va a fregare tutti il treno. Yo. Ok, ragazzi, abbiamo tagliato i capelli. Adesso. Ma hai fatto la spesa? Sì. Cos'hai preso? Ma niente. Niente? Dov'è che sta la spesa? A casa. Ah, l'hai già portata a casa? Certo, stavo aspettando te lì a fare la muffa. Ah, l'hai messa nel frigo? Certo. Ah, ok. Ok, ragazzi, siamo qua. Dobbiamo prendere il mangiare di Virus. E li prendiamo, come al solito, le sue cosette della Virtus. Cos'è questa roba? Questo non è kit, non possiamo prenderlo perché lui è piccolo. Perché noi da ragazzi si è ammalato all'improvviso. Sì, ragazzi, sento che mi sta... No, Fra, non puoi ammalarti? Non puoi? Senti... Sì, ma non ti puoi ammalare. Ok, prendiamole. Tipo, due di questi. Mamma mia, oh, mangia più lui che te. Vero? Cioè, sto gatto quando crescerà che gli prende le cose da grande? Lo sai che adesso gli prendo un guinzaglio, tec? Prende questo. Questa cosa qui, Fra, ci serve, eh? Perché? Per Alve. Questo Minecraft sta... No, che quando rompe le palle, capito, glielo ficchi in bocca. Bocca, che così non lo fiata, non dice niente. Bravissimo, questo qua. Muscle wall, sì, gliela prenderei, una muscle wall. Bravo. Devo mettergli una museruola. Bravo, una bella museruola per lui. Ok, ragazzi, siamo arrivati a casa. Ho dovuto mettere a posto perché mi si è scaricato il telefono mentre ero al Arca Planet. Tanto il mio gattino è qui. Eccolo qua che salta in giro. Lui salta in giro, fa tutte le acrobazie. È pazzo. È veramente pazzo. Guardate cosa beve. Che acqua beve. Beve San Bernardo, beve lui. Intanto le abbiamo preso tutte le sue cose. Ho messo a posto tutta la stanza. L'ho pulita tutta perché, ragazzi, va pulita tutti i giorni. Perché sennò il gattino potrebbe mangiare qualcosa, ingoiare qualcosa, quindi devo sempre controllare che cos'è lui c'ha. Allora, le abbiamo preso, ragazzi, questa per le unghie, tutto per grattare, cavolo, i mazzi. Non volevo prenderli tutta quella piramide enorme perché ho intenzione di fare altro, ok? Sto aspettando altro e tanti di voi mi dicono: ma perché non li prendi le cose subito adesso? Gliele prenderò più in là, quindi adesso vado a scartare tutta questa e vi faccio vedere che poi la posizioniamo. Andiamo a mettergliela al posto di questa qua, perché questa qua era quella vecchia, se vi ricordate. Questa qua la portiamo fuori, che così lui intanto potrebbe giocarsi anche fuori quando vicino all'erba gatta, perché lui viene ogni tanto e si mangia anche quell'erba lì, quindi la mettiamo là vicino a quella. Nel frattempo cominciamo ad allestire quel pezzo, eccolo là, intanto sta lì a giocare. Mettiamo intanto luce bianca, eccolo lì come gioca, vedete, c'ha la sua cosetta che è questa e lui mette a giocare. Andiamo, gliela facciamo così. Chi dici, Virus, ti piace? Pom. Poi abbiamo preso un collare che adesso glielo metteremo tra un pochino, lo portiamo giro giù perché dobbiamo fare le castagne che abbiamo qua.
li andiamo, ragazzi, dopo a tagliare tutte, le facciamo. Facciamo le castagne dopo. Poi le abbiamo preso un paio delle sue scatolette, le abbiamo preso un laser, che lo proviamo anche questo. E poi abbiamo preso questa qua, che è per l'alito, per fargli cambiare l'alito. Poi ci sono le sue salviette, che sono fatte soltanto per i gatti e per i cani. Poi abbiamo preso anche un profumo, si deve mettergli questo addosso. E in più va massaggiato, che così il profumo va dappertutto e gli fa bene. Andiamo a dividere per sezione ogni cosa, quindi il salmone. Andiamo a vedere che ognuna è fatta di una cosa. Ognuna di queste qua ha un suo, questo è tacchino. Qua all'interno, ragazzi, ci sono proteine 12%. Ricordatevi che la cenere grezze deve essere il più bassa possibile. Quindi più bassa è meglio per il gatto e meglio starà il gatto. Guardate, nel frattempo sta facendo un casino. Entra, guarda, fa le sue cose. Non lo so. Cosa fai? Virus, virus! Non puoi andare via! Buono, bravissimo, bravissimo. Gli hai fatte cadere, gli hai fatte cadere. Guarda che sono cadute le crocchette. Se le vuole mangiare, maledetto, non le puoi mangiare queste. Maledetto, guarda come sei presa una gratis. Questo è il suo reparto, ragazzi. Cioè, il mangiare è diverso, questo invece è il mio reparto. Che ci sono tutte le chips, tutte le merendine, tutte le cose buone. Sono qua dentro caramelli, biscotti. Questa è una nuova lettiera che adesso andremo a riempire di sabbia. Perché c'è la lettiera sua, quella piccolina, però adesso li facciamo quella, vedete che c'è quella piccolina, ora li facciamo quella più grande. Potevo prendere non la sabbia, però quelle altre più grandi che fanno meno casino, perché lui butta fuori tutta la sabbia, però questa è più fattibile, come è più fattibile come cosa, anche perché quando ragazzi fanno i bisogni o altro riuscite a controllarle meglio, capito? Queste una volta, ragazzi, riempita, ok, adesso si può tutto così diventa tutto dritto e lui potrà fare i suoi bisogni. Intanto sta usando quella che adesso andremo a svuotare, perché c'è un po' di residui un po' strani. Vedete che poi lui entra e gioca all'interno così. Questa è più grande, che così non mi butta la sabbia tutta fuori e riesce a stare più tranquillo all'interno. Vedete? Lui fa casino. Vedete? Fa un bordello della Madonna. Questa non gli piace qua. Gli piace il bagno. Quindi andremo a fargli il suo reparto. Vedete che già sta facendo i suoi bisogni all'interno. I suoi bisogni li ha fatti e puzza come non so che cosa, ragazzi. Non avete idea? La puzza di roba che fa sto gatto è assurda. Gli diamo questa. Prendiamo una sola. Virus, vieni. Vieni qua. Aspetta. Tieni. Qua. Perfetto. L'ha mangiata e li fa molto bene all'alito. Quindi lui non avrà più l'alito che puzza. Ok, perché se vedete che l'alito del gatto c'è, nel senso, ha un odoraccio, o vuol dire, sono i vermi, che poi io gli ho fatto tutto i vaccini, gli ho preso tutte le cose che dovevo prendergli, però rimane sempre un po' di odore, un po' stranino, quindi se gli date questa, lui dopo ci avrà un odore buono, vedete che gli piace e ci gioca con la lingua, perché è tipo una caramellina che si possono dare ai gatti. In più abbiamo il collare, andiamo a scartarlo così. Sei pronto a mettere il collare? Aspetta che devo mettere, non so come si mette il virus. Much later. Adesso abbiamo messo il guinzaglio, che poi andremo a cambiare, perché questo guinzaglio è troppo piccolo per lui. Non capisco, cioè è piccolo nel collo. Vieni, andiamo. Dai, vieni. Andiamo. Dovete pian piano, deve cominciare a capire che il guinzaglio. Vieni su, vieni. Vieni su, su, su. Su, virus! Dai, amore! Non gli piace il guinzaglio? Non ti piace, piccolino? Non ti piace il guinzaglio? Vuoi essere libero tu? Virus non vuole il guinzaglio. Virus vuole stare libero e camminare libero. Non mi piace vederlo così, ragazzi. Il guinzaglio non ha funzionato. Glielo andiamo a togliere, poverino. Ecco fatto. Stai tranquillo. Andiamo a provare il laser. Il laser è una cosa interessante da andare a provare con Virus. Oh, ok. Ci siamo, Virus. Sei pronto? Virus, adesso spengo tutte le luci. Virus, guarda. Ci va pazzo, ragazzi. Ci va matto, ragazzi, ci va matto. Giuro che ci va matto. Che pazzo. Aspetta, proviamo a vedere se lui scende con il laser fino giù. Bravissimo, Virus. Bravo, amore, bravo. Bravo. Bravissimo. Vieni. Guarda. Guardalo. Fai, sceso giù da me, da sopra con questa roba. Non sei mai venuto qua, Virus? Mai. Ecco. Ma che bravo, è sceso tutte le scale fino a giù da Tecnoi. Qua, guarda, Virus, guarda. No, qua Fra me la graffia tutta. No, mai, sì, nella vita. Ma cosa dici? Sì, Fra, che me la graffia. Ma che belli sti capelli. Alle unghie. Che belli sti capelli, Secondo te mi stanno meglio così o... Stanno meglio così.
Piuttosto che dietro? Sì. Dici perché? Molto. Tu sei sempre stato così. Perché così sono più... Sì, più belli, più carini, perché sei più soft. Sì, family invece friendly. Prima era troppo cattivo. Sì. Eri più Scarface, fra un... Ma dove è andato? Andato. Oh, Virus! Vieni qua! Oh, fra, ho perso già il gatto, no, ragazzi, questo video è finito male. Fra, ma che penso? No, ha trovato qualcosa. Eccolo! Ecco, guarda! Si nasconde! L'hai visto come fa? Virus! Buon fratello! Bravissimo! Ma che bravo che sei! Bea, che c'è? Sei grande tu ormai, dai, abbiamo giocato con te abbastanza. Faccio stare lì sopra. Buongiorno ragazzi, facciamo così. Se arriviamo in questo video a 5000 like entro 24 ore e 1000 commenti, lasciamo Virus 24 ore, una giornata intera, ok? E metterò una telecamera nella stanza di Tech. La metterò qua. No, lui... no. Ascolta, no. Tu ho non un'idea ancora più bella. Vai. Ho un'idea, ragazzi. Quanto hai chiesto? 5000 like. 5000 like e 1000 commenti. No, ragazzi, fra 24 ore. Ma tu non hai detto che i tuoi sono fenomeni? Sì. Dimostratemi allora che siete fenomeni. Quanto? Oppure se sono un parla-parla. Vai, e c'è la community parla-parla. Spara. Siete parla-parla? No. 5000 like e 2000 commenti. Ma è niente, però. Sì. Che cosa? Aspetta. 5000 like. Sì. Okay? 2000 commenti sì. Entro 24 ore e li metti la nuova GoPro dei gatti qua. Gliela metto qua? E lo registri per un giorno intero cosa fa. Però lo lascio da te qua. E lo lasciamo in giro ovunque. Facciamo così, 12 ore su da me. Perché non può andare in giro, quello piccolino. Vai. 12 ore da me e 12 ore da te. Va bene. Però tu dormirai con lui una notte. Sì. È incubo questo. Beh, non mi interessa. Devi, loro decidono. 5000 like, 2000 commenti. Se ci arrivate, ragazzi, sì. Facciamo questa cosa qua. Dai, Virus, ti è piaciuto tutto quello che ti abbiamo preso? Dai, ti abbiamo preso tante cose. Guarda come vuole andare in giro. Ah, di nuovo è partito. Virus, dove vai? Ma cos'ha? Cos'ha qua? Ma cos'ha? Cos'è sta roba? Ma cos'ha? Fra, è finito nel tuo gesso. Ma scemo. Dove sei stato? Ma è stato là dietro, fra, c'è un casino no. Della Madonna là dietro. Oh no! No, fra. No. Chi lo prende? Bianco. Beh, fuori. Sì. Oh. Là dietro. Sì, è andato là dietro. Virus, vieni fuori, vieni. Guarda come esce con la sua testa, fra, prendilo che di là. Guarda che Bea, che lei lo cerca. Guarda che Bea, ci aiuti a trovarlo. Guarda Bea che lo cerca. No, lasciami stare a me. Vai da Virus, Virus, vieni fuori. Dai, vieni fuori, sta. Sta, ha trovato un nascondino della roba. Oh, Virus, esci fuori da lì sotto. Io ci nascondo la roba e lui va lì. Sì. Fratello, dai, fai serio. Ho paura che metto la mano, fra, me la graffia tutta. Mi fa così, MacBook. Vai indietro. Bravo, sai che prima mi stavo cambiando. Avevo il piede sotto il letto e lui faceva pac, pac, pac. Virus. Oh, Virus. Dai, vieni fuori, fai serio. Oh, fra, mi hai piazzato in un modo che tu non hai idea. Sì, guarda. Ci sta guardando tutti e due. Virus, vieni fuori, Asabi. Guarda cosa fa. Sì, faccio la mossa wrestling. Aia. Ma cosa fai là sotto? Virus, esci fuori. No, vieni fuori, Asabi. Esci fuori, vieni che qua. Lì sotto ci sono solamente le tende. Vieni qua. Oh, vieni qua. Vieni fuori, Asabi, esci da là. No, non andar lì. Mi piacciono i tuoi quadratini, fra, si piazzano i quadratini. Sì, perché vedi i colori. Sì, fra, si piazza lei, guarda. Cos'è questa stanza, Virus? Non sei mai stato qua dentro. Cosa lì fai, i grattini? Sì, di notte si piazza, ma c'è una bellissima pancia, dai. Dai un voto a sta pancia, guarda qua. Io voglio vedere i colori. Eccoli. Eccoli. Bravo, Virus. Grande Virus. Noi due siamo un po' pazzi, però non va bene sta cosa. Virus, basta, andiamo su, dai, vieni. Pian piano, stai fino su. Guarda, la stai ignorando bene. Beh, ti beccherai una sberla, ma di quelle che ti poverina, rompe Bea. Ti rompe la mascella. Hai sentito? Sì. Però dai, sta migliorando con Bea. Sì. Dai che andiamo a fare le castagne, vieni. Virus. Bea. Virus. Bea. Capito, ragazzi, dovevamo portarlo su a mano. È sceso giù con l'asa. Dai un bacino a lei. Bravo, Virus. Adesso ce ne andiamo, ragazzi, su. Che così mettiamo Virus su. Stai tranquillo. Bravissimo, Virus. La doccia, ragazzi, non gliela possiamo fare perché è ancora piccolino. Però vi ho condiviso con voi quello che abbiamo presa. Però il pezzo grande è tutto l'ambaradam che dovrà essere lì. Lo faremo più in là, perché voglio fare una cosa, come vi ho detto, molto bella e molto precisa.
piano in piano, perché ragazzi voglio capire un po', riusciamo a fare qualcosa di bello e come, dove trovare tutte le cose fighe da fare. Niente raga, sono stanchissimo, ci si becca un nuovo video sul canale domani, come tutti i giorni, alle 2. Vi ricordo ragazzi, 5000 like, 2000 commenti e li mettiamo la GoPro qua davanti ragazzi, starà da ridere. Ciao.